Appena arrivata qua cioè l'atmosfera già era tutta particolare perché ovviamente per me è la prima Olimpiade e farla in questo posto, comunque la Cina un posto lontano da casa mia, un po' mi preoccupava però invece con l'aiuto dei miei compagni, dei CT, mi sono subito tranquillizzata. Insomma già prima di partire avevo già questa quest idea, questa premunizione di questa medaglia perché sapevo che io e Sofia siamo una bella coppia, eh, lei è un'atleta fortissima e dove si è cimentata in discipline che diciamo, non sono la sua specialità come l'eliminator e la cronometro, anch'io mi sono cimentata nella BMX che insomma non, non ho mai avuto a che fare però quest'anno abbiamo fatto parecchi allenamenti e un po' mi sono impratichita. poi abbiamo fatto la gara e anche lì comunque punteggi, super punteggi e ieri ci credevo molto prima di questa gara di oggi. La Chiara è stata bravissima perché sin dal primo chilometro mi ha sempre aiutata e, e tenuta sempre in, nella seconda fila per, per non lasciarmi all'aria e far troppa fatica. Dopo all'ultimo chilometro ha cominciato a mettersi proprio nelle prime posizioni per cercare di tirarmi bene la volata e dopo lei si è spostata e ha cercato di portare me fino in fondo. Fino alla fine non sapevamo se avevamo vinto la medaglia e quale medaglia quando ci hanno detto che era oro la gioia dei nostri cittini e la gioia di noi, piangere, era davvero una forte emozione. Io non me lo sarei mai aspettato che, insomma, diventassi una ciclista per modo di dire, tra virgolette, perché io facevo danza e non, non mi piaceva molto, non mi piaceva molto il ciclismo. <ride> Dopo però mio padre, essendo ciclista, ha cominciato un po' a remare verso la bici e è arrivata a casa una bicicletta così dal nulla, ho provato e mi è piaciuto sin da subito. Il primo anno pensavo che non fosse il mio sport perché non riuscivo neanche a piazzarmi nelle prime tre, anche se partivamo in quattro. Però, no, veramente ero negata. È stato mio papà Ubaldo a spingermi un po' verso il ciclismo, anche se lui non ha mai comp cioè, fatto competizione, però di solito usciamo sempre in bici. Dovevo trovare uno sport che canalizzasse un po' tutte le mie, diciamo, la mia vivacità e tutte queste cose. e Ho trovato il ciclismo una via di uscita e quindi è stato mio papà l'artefice di, di questa partenza lo sanno tutti che alla fine per una ragazza e cioè per dei ragazzi è facile mollare perché ci sono un sacco di altre cose come gli amici, le discoteche eccetera, però il ciclismo di soprattutto è uno sport che dove devi fare per forza sacrificio, impegni e ti devi, devi avere tanta devozione ho iniziato la mia carriera da G3 prima ero nella polisportiva sorisolese eh, poi invece sono passata, insomma, Gimondi mi ha voluto tra le sue braccia. e Sono passata dalla Idrodrain Bianchi, squadra dove sono adesso, una squadra che era per me una seconda famiglia. De Gimondi quando ci troviamo ci fa sempre un sacco di discorsi, ovviamente lui è un grande campione, quindi chi meglio di lui può aiutarci, può aiutare noi giovani a, in questo sport. E infatti quando ci troviamo ci parla sempre delle sue vittorie, insomma. Soprattutto quest'anno, eh, avendo corso anche con le prof. Perché, essendoci gare open, e abbiamo, con, abbiamo cercato di conoscere un po' la Bronzini, che secondo me è una, una persona molto umile e, e forte sicuramente, e, e poi molte altre, come la Confalonieri, la Guderzo. I nostri genitori li abbiamo sentiti anche stamattina e sono sempre stati presenti e sono stati contentissimi, sicuramente. Sì, anche, diciamo che da noi c'è il fuso orario, quindi praticamente stanno facendo l'after, cioè noi giovani lo facciamo per andare in discoteca, eccetera, <ride> invece loro lo fanno per vedere, per vedere le nostre gare, per sapere come vanno, insomma stanno ringiovanendo. Però non abbiamo sentito i nostri morosi, speriamo che non hanno fatto neanche loro l'after, se no ci preoccupiamo. <ride> Ragazze, però avete stufato, cioè ha voglia la strada da farne. Facciamo vedere le unghie perché abbiamo fatto le unghie uguali. Tra no. l'altro tipo ne un... sono mezzotte. Però vabbè. Facciamo così. così un... Ciao, ciao. ciao Danchino. Da no, ma guarda le là come se la tirano adesso. Ah, oh, Giulio, e vedi! <ride> ne abbiamo le medaglie d'oro. Tu oro, cuoro, tu un argento! Ok, questo sarà un argento, ma insomma, l'ho vinto. Grazie a una squadra che non era accreditata come la migliore, anzi, aveva il quinto posto nel ranking. Quindi è stata anche una sorpresa questo argento, una medaglia olimpica che non mi aspettavo e sono felicissimo di averla. Hai gareggiato tra l'altro nel giorno del tuo compleanno. Sì, esatto, era il giorno del mio compleanno e a dire la verità, fino a che non è finita la gara me ne ero anche dimenticato, ma poi. Quando me ne sono ricordato è stato tutto ancora più bello. Giulio, come hai iniziato a praticare triathlon? Ho iniziato a fare triathlon sulla scia di mia sorella che si era rotta la gamba e per la riabilitazione doveva fare un corso di nuoto. e In età un po' avanzata, verso i 12 anni, l'unica squadra disponibile era quella appunto del triathlon. Quindi ho iniziato anch'io e dopo una stagione di nuoto ho provato a fare una gara. Era andata bene anche se mi ero allenato solo a nuoto e...